Come si stava via? Beh no. Beh. Ma perché c'è bella gente? Perché è un paese ricco o perché? Beh, è un paese dei lavoratori e ricchezza che fuori lavorando. È tutto insieme. Dà il senso un po' di un nobile decaduto, cioè era grandissima una volta, adesso un pochino meno. Ma non saprei rispondere a questa domanda qua. Non lo so. Lei comunque sta bene. Sì, sì. Si vede però, eh? Beh, insomma. Saluti, saluti. Bella gente. Dentro e fuori o solo fuori? Dentro e fuori. Un bel pregio qual è dei badiesi? Oddio, adesso di preciso. È bella dentro e basta. Sì. E quindi lei che è nata a Badia, questi anni dov'è che è cambiata Badia? Ma non so Badia. Ma non so Badia neanche cosa dire da dove che è cambiata Badia. Ma me feo vedere anche sulla Rai 3 dopo. Di più, di più. Stefania. I badiesi per te come sono? Ma sono davvero brava gente. Un po'... tranquilli, insomma, ecco. Quando un commerciante dice un po' tranquilli, vuol dire che sono un po' tacagni o...? Sì, 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 sì. Girano, guardano, domandano e vedono dove spendono meno, ecco. Dove risparmiano e comprano, ecco. L'età media è alta o giusta? Qua il mercato? Molto alta. Molto alta. Pochi giovani. E anziani, sì. Lavoriamo con quelli. E la grazia che ci sono anche gli anziani, perché se ne mancano quelli qua al mercato non girano più nessuno. Sì, grazie che ci sono gli anziani, soprattutto grazie che c'è la pensione. Sì, fin quando quella dura. E quando non è più, guardami in su. Sono 18 anni che sono qua e mi ho trovato bene. Brava gente, gente laboriosa, ma... chi la voglio? Questi extracomunitari, voi ci abitate bene con loro o... Beh, basta salinare a passo strada, non fare confusione con loro, non dirgli niente, loro non interessano altri, noi altri non interessiamo a loro e va bene tutto. Questo mi fa piacere, guarda, gli do la mano. Che rapporto c'è tra voi e tutti sti adulti, sti persone un po' vecchie che ci sono qua a Badia? Convivete bene o? Beh, insomma, non... c'è una convivenza naturale, penso, normale, anche perché alla fine sì, ci stanno un sacco di persone anziane. Però ci siamo anche noi, a parte se siamo in pochi, ci sono molte più persone anziane in zona che giovani, dunque noi siamo anche costretti ad andare da un'altra parte. E tutti i giovani extracomunitari che ci sono, convivono con voi, c'è una buona convivenza o no? Ma ognuno fa il fatto suo, ognuno sa il fatto suo, dunque noi siamo da una parte, loro saranno un'altra. Un po' compartimenti stagni? Sì, abbastanza, quello sì, è vero. Costi ragazzi, com'è? C'è un conflitto o convivete bene? Abbastanza bene, io ho quattro figli, sono contenta, questa è la mia più piccola e sono contenta, ho quattro figli meravigliosi e penso anche alle altre famiglie che abbiano figli bravi. Viene fuori da un'educazione che è sostanziale qua di Badia? C'è una città molto rispettosa? Sì, 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 molto rispettosa, io mi trovo molto bene, sebbene che non sono di Badia. Lei da osservatore, da bon vivant, com'è Badia? Badia è una cittadina che sta bene, tutti lavorano, purtroppo è così, qua è fatto così. Tutti abbiamo lavorato, io sono andato, ringraziando in pensione anni fa, ho sempre lavorato, quindi... Una città, ci hanno detto, tranquilla, tollerante, e dopo un altro aggettivo che potrebbe dire... Gentili uomini sono, perché quando ha bisogno di qualcosa, qua se possono te lo fanno volentieri. Io è la prima volta che vengo a Badia. E cosa ti sembra, come primo impatto? Poca gente, non posso dire niente perché c'è poca gente. E negli altri posti c'è gente o più o meno un trend che... Una cosa di più, sì sì, di più, molto di più. Dà l'impressione di una vecchia signora sto paese qua. Più che di una vecchia signora abitata da vecchie signore, cioè al momento. Diciamo che non sono proprio, diciamo, dei spendaccioni. Io so. Tutti questi anziani che ci sono, c'è una buona convivenza con voi giovani o sono intolleranti nei vostri confronti? Sinceramente a me non hanno mai dato problemi, quindi a me sembra di sì. Sono sempre trovato buona gente a posto, insomma, gente che... Il popolo, per il popolo, insomma. Ma
dal suo osservatorio, ogni volta andiamo in giro e molto spesso gli agricoltori dicono ci stiamo rimettendo, ci rimettono o sono piagnoni? No, e gli rimettono, non so che gli rimettono, qua che non vuole adesso, chi ha da dargli l'azienda, l'azienda in mano ai nuovi, e dice cosa si fa molare, perché sta roba la rende poco insomma in pratica, ecco, hai capito? Solo che io, la situazione è grave, diciamo, no? E guarda, in poche parole, voglio dire solo una. Da un etero di terra, è vero, a Vianfora, lordi, è vero, a Vianfora circa 1.000 euro. Con quei 1.000 euro lì, lei deve vivere, pagare tutta la concimazione, tutto il programma dell'azienda, rotture dell'attrezzatura, è vero. Ecco, mi dica lei, quanti eteri si vuole per vivere? Vero. Beh, anzi qui che era la pensione, perché... Che sia grande, non piccolo. Ma quel che quando chi arriva è sempre niti qui e vabbè. Vale la pena abitare qua secondo lei? Ma perché si fa vita tranquilla, c'è un po' di tutto, c'è tutto praticamente, quello che può servire ad una persona, un cittadino, ci sono ipermercati, ci sono scuole, palestre, c'è un po' di tutto insomma, ecco. Oggi è giorno di mercato, abbiamo visto i bar strapieni, è sempre così o solo per l'eccezione del mercoledì? No, beh, mercoledì logicamente c'è più movimento, c'è più gente che si muove qui in città, ci sono molte massaie, molte persone, molti mediatori che fanno affari, diciamo, no? Sul discorso case, sul discorso animali, tutto diciamo, no? Agricoltura. Non c'è tanta roba. Maraia, sai, vuol dire? Confusione. Siamo tranquilli, va bene, è così, va bene. Però quello che a lei rimane qua, la pensione è un po' bassa. È bassa la pensione, perché con 600.000 lire, 600 euro, non puoi andare avanti, perché auto, va bene. Medicine, perché io ho 83 anni, sì, medicine, stavo spendendo molti soldi in medicine, quindi non ce la faccio più.